studio dei movimenti dei vegetali. La cinematografia a riprese intervallate consentì ai botanici di registrare e analizzare per la prima volta i movimenti delle piante durante la crescita. Solo con l'aiuto della registrazione intervallata l'occhio umano può percepire questi lenti movimenti e le variazioni dei loro ritmi di giorno e di notte. Qui un secondo di tempo sullo schermo corrisponde a circa 2 ore in tempo reale. Ci sono voluti 11 giorni per riprendere questa sequenza, che ha permesso di stabilire una precisa cronologia nello sviluppo delle radici e dei germogli. Questo esperimento, ripreso su pellicola durante l'arco di 35 ore, mostra il fenomeno del geotropismo. Quando è collocata in posizione orizzontale, la punta di una pianta si piega, sottraendosi alla forza di gravità, per riassumere una posizione verticale. Biologia e fisiologia.